Ciao a tutte, oggi sono qui per fare il video del giveaway. Se avete letto sulla mia bacheca avete visto che avevo scritto qualche giorno fa che al raggiungimento dei 500 iscritti, raggiungimento e superamento dei 500 iscritti, avrei fatto questo piccolissimo giveaway per, diciamo, premiare, insomma, i miei iscritti. Vi dico subito che è veramente un piccolo giveaway, nel senso che sono proprio dei pensierini, delle cose. Non hanno questo grande valore, se possiamo dire economico, però sono cosine che io ho visto, mi piacevano e ho pensato di acquistare per poterle regalare a voi, appunto, per la vincitrice o il vincitore di questo giveaway che sarà con Menti. Sono tutte cose che secondo me possono piacere un po' a tutti. Ho cercato di spaziare un po' con le marche, ho preso qualcosina della Essence e qualcosina dell'Astra, perché so che sono marche che piacciono bene o male a tutti. E anzi, so che molte di voi a volte fanno anche fatica a reperirle come marche, quindi potrebbe essere un motivo in più, magari una fortuna, vincere questo giveaway per, diciamo, riuscire ad avere questi prodotti e provare qualcosina, magari della Essence o dell'Astra, se non avete mai avuto modo di acquistarla. Ma adesso vi spiegherò bene o male come si svolge questo giveaway, sono due regole velocissime. E poi vi farò vedere, inquadrerò bene tutti i premi uno per uno, così li potete vedere da vicino, vedete come sono, insomma. Questo giveaway inizierà vabbè, nel momento in cui vedete ovviamente questo video. Pensavo di far finire il giveaway il 19 di agosto, così bene o male tutti sono tornati dalle ferie, o la maggior parte insomma sono tornate dalle ferie, e quindi hanno modo di lasciare il commento e di poter insomma vincere i premi in palio. Sono all'incirca un paio di settimane scarse sono. Non sono tantissime, però secondo me per un giveaway è anche troppo, nel senso che non ha senso lasciare un giveaway aperto mesi e mesi. Io penso che 2 settimane bastino, avanzino. E le regole sono assolutamente semplici e velocissime. Dovete essere iscritte al mio canale perché vorrei premiare le persone che sono iscritte al mio canale, che mi seguono. Avrei piacere a premiare loro. Mi fa anche piacere comunque premiare i nuovi iscritti, quindi per carità, mi potete anche scrivere solo per il giveaway, non c'è problema, però insomma preferirei che appunto siate iscritti al mio canale. E mi direi di lasciare un solo commento a testa, penso che sia anche più facile per voi e per me la modalità un solo commento. Non mi sono mai piaciuti quei giveaway che danno la possibilità di lasciare milioni di commenti, perché si va a penalizzare le persone che non hanno la possibilità di stare tutto il giorno attaccato al computer, mentre ci sono altre persone che lo possono fare, lasciano milioni di commenti ed è ovvio che loro hanno più possibilità di vincere delle altre. Voglio che tutte abbiano la possibilità di vincere, quindi un solo commento. Vorrei che in questo vostro commento voi mi scriveste, attenzione, le vostre, non riprendetemi in giro, le vostre caramelle preferite. Io vi dico questo perché, se non si era capito, sono una grandissima amante di caramelle, dolcetti, dolciumi e quant'altro. Ahimè, ne sono una grande amante. E mi piacciono tantissimo le caramelline, le cavolatine colorate, più sono colorate, piene di zuccheri, meglio è. Quindi vorrei sapere, stai parlando solo di caramelle, niente cioccolata, dolci, niente di tutto ciò, solo caramelle, le vostre caramelle preferite. Lasciate un commento qui sotto, poi l'estratta sarà fatta appunto, l'estrazione sarà fatta con il sito random.org quando il concorso verrà chiuso. E niente, allora buona fortuna, mi raccomando, le vostre caramelle preferite, sono curiosa di saperle perché voglio vedere se sono l'unica che sono praticamente dipendente dalle caramelle, che caramelle ci sono, che magari non conosco e potrò provare. Quindi lasciatemi scritto tutto qui sotto e buona fortuna, un bacione. Allora, eccoci qui con i premi del giveaway. Questo primo premio è l'unico che non ho acquistato io perché l'ho ricevuto gratuitamente dall'Elf con l'ultimo ordine che ho fatto, quindi questo è l'unico premio che non ho acquistato ma ho ricevuto in regalo. Allora, questi tre gloss io ho già il colore Angel, questo qui bianco con i brillantini e questo colore qui sul rosato, tendente un po' al marroncino. Mi mancava solo il marrone perché questi due li avevo già. Però non mi sembrava carino tenermi il marrone e spedirvi questo set solo con due, quindi ho deciso di lasciarvi il set intero, vi mando tutti e tre i gloss della Elf e quindi questo è il primo premio. Il secondo premio è un fard duo dell'Astra, la tonalità è la 01, esatto, sì, la 01, questo è un fard duo, l'ho acquistato perché in un paio di video, non ricordo ora di chi, avevo sentito parlare abbastanza bene di questo fard. Come vedete ha due colori, questo che è più sul pescato, questo è più sul rosa scuro, ecco insomma.
E mi piaceva l'idea appunto di aver abbinati questi due colori per il fardo, così potete vedere quale vi sta meglio, insomma, oppure mixarli insieme, poi potete vedere insomma come gestirvelo, ecco, il fardo. Quindi questo è il secondo premio. Poi il terzo premio è un gloss della Essence della collezione Sun Club, vedete protezione 6. Il colore è Beautiful Bronze, praticamente è questo colore, se vedete, bronzato, più che bronzato è tendente al dorato, è praticamente quasi dorato questo gloss con delle lievi venature bronzate, ma secondo me tende più il dorato, quindi bellissimo adesso per la bella stagione, ci sta benissimo anche con la bronzatura, ecco. Quindi questo della collezione Sun Club della Essence. Poi un ombretto della Essence, questo è un blu bello intenso con dei micro glitterini all'interno. Lo so perché ho provato a pucciare il dito nel tester quando sono andata a acquistarlo, proprio per vedere poi una volta stesa come rendeva l'effetto. Ed è il numero 11, Wild at Heart. Mi piace moltissimo. Ultimamente sto comprando solo ombretti blu, lo vedrete anche nel mio prossimo video, quelli acquisti di luglio, che sto praticamente acquistando solo ombretti blu ed è bellissimo. Questo colore è molto molto bello. E quindi ho deciso di prenderlo appunto per questo giveaway, che si abbina benissimo all'ombretto che vi ho appena fatto vedere. C'è questo smalto dell'Astra, che è della collezione quella primavera-estate, che è uscita in edizione limitata. Poi non so se lo terranno anche nella collezione permanente. Comunque è uscito proprio con la collezione primavera-estate. Se vedete, è un blu strapieno di miliardi, di milioni di glitter. Io ce l'ho uguale anch'io, perché me lo sono comprato una settimana fa uguale identico anch'io, proprio perché l'ho acquistato e l'ho provato sulle mie unghie, ho visto quanto è bello, ho deciso di acquistarlo anche per voi. Questo è il numero 129, sì, dovrebbe essere quello il numero, sì, colore 129. È bellissimo, veramente un blu notte strapieno di brillantini, bello bello bello. Poi veniamo alle due cavolatine, che non sono trucchi, però sono molto carine secondo me. Vi ho preso questo set praticamente fatto a cerini, mi ricorda i fiammiferi, praticamente di limette per le unghie con i kiwi. Aspettate che ve le apro, ecco qua. Sono mini limette per le unghie con tutti i kiwi da staccare e tenere in borsetta, così insomma per la sistematina veloce quando siete in giro. Eccoli qua. Ta-ta-ta-ta. Ecco, questi qua si possono staccare e tenere in borsa. Mi piacevano perché avevano i kiwi. L'ultima cosa, che è una boiata immane, ve lo dico subito, però mi piaceva troppo, li ho visti, ho detto ecco, questi sono perfetti per il giveaway. Sono praticamente dei sali da bagno, più che sali, sono praticamente stelline da bagno. Ecco, se vedete, sono tutte stelline colorate, piene anche queste di glitter, non si direbbe mai che amo i glitter, vero? Stra stra piene di brillantini, fatte a stelline da mettere appunto nella vasca da bagno. E mi piaceva proprio l'idea di questa confezione fatta a provetta con tutte queste stelline super glitterose. È molto carino, non so, non c'entra niente col make-up, però mi piaceva l'idea di farlo un po' puccioso, come dico io, questo giveaway. Quindi questo era l'ultimo regalo, praticamente questi sali da bagno, ecco, sì, possiamo dire così. Ecco, premi finiti, mi raccomando, partecipate in tanti e ci sentiamo presto. Ciao ciao!